Abbattere il costo delle materie prime e quello dello smaltimento degli scarti lavorativi, un doppio risparmio per aumentare i margini di guadagno aziendali. Questo, in sintesi, lo scopo della simbiosi industriale. Il tutto attraverso una rete di scambi aziendali in cui tutte le parti hanno un beneficio economico e ne beneficia anche l'ambiente per un migliore uso delle risorse. L'obiettivo della simbiosi industriale è quello di creare un vantaggio tra aziende per far sì che alcuni materiali di scarto di un'azienda diventino delle risorse e delle materie prime per l'altra azienda. Una delle prime cose che noi facciamo è proprio analizzare l'azienda, cercare di capire quali sono i materiali in ingresso e quali sono i materiali in uscita. Abbiamo più di 2000 di questi schemi nel quale individuiamo le materie in ingresso e in uscita e grazie a questa conoscenza riusciamo a incrociare i bisogni delle aziende e trasformare i rifiuti di un'azienda in una risorsa per un'altra. Un altro esempio di come l'economia circolare, seguendo il ciclo di vita dei prodotti, dalla produzione allo smaltimento, riesca a far coesistere profitto e ambiente. Il principale vantaggio che l'azienda ha da questo tipo di progetti è che ovviamente posso smaltire a un prezzo ridotto o addirittura ci guadagno qualcosa e dall'altra invece l'azienda si ritrova con delle materie prime a un costo più basso.